In altre parole, diciamo, le parole vale come promessa, la promessa vale come contratto, il contratto vale come matrimonio, quindi si itera verso l'altro e poi il sistema si diffonde lateralmente, non ho soltanto il denaro in tasca ma anche in banca e lo utilizzo per pagare le bollette, per pagare i miei dipendenti, per pagare le imposte allo Stato, quindi sono tutti casi in cui questa struttura, questa X uguale a Y, poi interagisce con altre strutture, quindi non c'è soltanto un fatto istituzionale per cui si crea una funzione di Stato, ma si crea un fatto istituzionale. Il fatto è che questo è denaro, che tal persona è un professore o cittadino della Repubblica Italiana. Questi sono casi in cui vi è un'istituzione, il fatto che ci sia questa istituzione. Alcuni X valgono come le Y, quindi vi sono due proprietà che rendono questo uno strumento molto potente. Continua ad andare verso l'alto, non c'è limite che cosa si possa fare. Quindi c'è iterazione e la seconda è che si diffonde, se vi guardate attorno la vostra vita è tutta caratterizzata da funzione di Stato, avete proprietà, guidate delle auto, siete dipendente di questa organizzazione, siete invitati alle feste. E avete l'obbligo di versare le imposte. Questi sono tutti i casi in cui sono bloccati in queste strutture istituzionali. Adesso passiamo alla parte successiva della mia presentazione. Come si inserisce il linguaggio? Che ruolo ha in tutto ciò il linguaggio? E adesso vi devo parlare un po' del ruolo speciale che svolge il linguaggio, la lingua che non descrive soltanto la realtà ma che la crea, non la descrive, la crea. E devo dire di più perché in effetti in certi casi non è neanche necessario avere la X, per esempio le aziende, le corporation sono delle invenzioni molto ingegnose, soltanto gli esseri umani le potrebbero avere inventato. L'idea è che non è che dovete prendere una persona, un oggetto e dire questa è l'azienda, questa è la corporation, creiamo la corporation, questo che basta dire, è sempre intorno al denaro. Nel caso del denaro non si deve neanche avere un oggetto fisico, perché la maggior parte delle transazioni monetarie oggi non sono sotto forma di banconote o di monete, ma sotto forma di una rappresentazione di un conto bancario. Sono intervenuto da Lugano e c'era un sacco di gente che veniva da Milano a controllare il conto bancario a Lugano, immagino che sappiate di che cosa sto parlando. Quindi gli americani pensano che quando hanno il denaro in banca è come avere un cassettino col proprio denaro lì dentro, ma no, c'è solo una rappresentazione del denaro nel conto bancario. Ma com'è possibile nel caso del denaro che ci sia qualcosa che è denaro? Esiste l'esistenza unica del denaro è la sua rappresentazione. Quindi adesso di nuovo parlerò della lingua, del linguaggio, la seconda parte della mia presentazione, e vi devo un po' parlare a questo punto di come il linguaggio è correlato con la realtà. E qui io ho un grande debito a John Austin, il mio professore, come avete sentito, perché è lui che mi ha introdotto a questi argomenti. La lingua ha diverse modalità di relazionarsi con la realtà. I filosofi preferiscono spiegare il tutto così: quando fate un'asserzione, una descrizione, una dichiarazione, dite qualcosa che può essere considerato vero o falso. Queste io le definisco asserzioni.
presentate una proposizione, 2 più 2 fa 4, il Socrate è mortale, nessuno dei miei studenti sa nulla di Socrate, ma sa che è mortale, la neve è bianca, piove, quindi queste sono delle rappresentazioni di come sono le cose ed ecco perché le parole... C'è una direzione dell'adattamento la rappresentazione può essere vera o falsa, sono impegni a vari livelli di come le cose funzionano e sono nel mondo, ma non tutto il discorso è così. Alcune volte diciamo alle persone cosa fare con comandi o richieste, queste sono direttive. La direttiva non deve rappresentare come sono le cose, ma quello che io cerco di fare per cambiare il mondo. Quindi la direttiva ha una direzione mondo-parola, la direzione di adattamento. Se il mondo cambia, si adatta alla parola e quindi... Le asserzioni hanno questo tipo di direzione di adattamento verso il basso e la direzione di adattamento per valutare la sua direzione è cercare di capire se è vero o falsa. Un'altra classe è la direzione verso l'alto dell'adattamento, tipico delle promesse, dei contratti, delle garanzie, delle offerte. In questi casi si rappresenta non il modo in cui sono le cose, ma di come volete rendere queste cose, quindi le permissive come le direttive hanno una direzione di adattamento mondo parola. Non possiamo dire se sono vere o false, semplicemente possiamo dire se la promessa è stata mantenuta o meno, l'ordine obbedito o meno. Quindi adesso invece la caratteristica decisiva, quella che secondo me è fondamentale per comprendere la civiltà umana, la costruzione della realtà sociale da parte degli uomini, a volte noi lo rappresentiamo come tale e così lo rendiamo tale. Maurizio ha parlato dell'esempio di Austin che ha parlato di performative, per cui rendete la cosa tale, ti pronuncio marito e vi pronuncio marito e moglie, il significato è una battuta, eccetera. In ognuno di questi casi avete quello che io definisco una dichiarativa. Quindi rendete il caso rappresentandolo come tale. L'esempio di Austin di una performativa è stato un caso sorprendente di dichiarativa, perché nel caso della performativa dove si dichiara una parola dicendo la parola dichiarata, dice esplicitamente che cosa c'è, che cosa implica questo. Per esempio, uno stato di guerra, dichiaro uno stato di guerra. Quello che è sorprendente relativamente a tutto ciò è che entrambe hanno direzioni di adattamento. Se si dice, si dichiara guerra, adesso vi pronuncio marito e moglie, in ognuno dei casi rappresentate qualcosa come tale, cioè la guerra, ma cambiate anche la realtà rappresentandola così mutata. E quello che io sostengo è che questo è il dispositivo fondamentale con cui gli esseri umani creano le funzioni di Stato. Le funzioni di Stato sono fondamentali per la definizione della società umana. In ognuno di questi casi, quando voi dite vi pronuncio marito e moglie, è stata dichiarata guerra, si modifica la realtà, si rende la realtà un matrimonio. La guerra viene dichiarata, quindi abbiamo questa direzione di adattamento con una rappresentazione dell'essere, una cosa
cambiando la realtà, quindi questo non si fa soltanto per la creazione della realtà istituzionale, ma si mantiene anche in vita questa creazione istituzionale. Se qualcuno si dimenticasse che Berlusconi è stato primo ministro, lui è il padrone, ma qualcuno se lo dimenticasse, lui non avrebbe più questa funzione di stato di primo ministro, quindi è la rappresentazione continua di lui come primo ministro che crea la sua funzione di primo ministro all'inizio e la rinforza costantemente. Adesso mi addentrerò nei dettagli in questo senso, in che modo le performative sono casi speciali di dichiarative. La tesi centrale della mia presentazione è che la civiltà umana è creata da classe di rappresentazioni che io definisco dichiarazioni della funzione di Stato, e questi sono casi in cui si crea una funzione di Stato rappresentandola come già esistente, e come dicevo la performativa è l'esempio classico, ma non è necessario che sia performativa. Sally è il capo e verrà trattata come capo, e il mio esempio preferito riguarda sempre e il denaro americano. Su tutte le banconote si dice quanto, si legge quanto segue. Questa banconota vale denaro per qualsiasi accordo privato pubblico, ma che cosa hanno fatto? Uno studio, hanno fatto un sondaggio per sapere questa cosa, hanno preso in considerazione le prassi sociali? No, semplicemente hanno stabilito che è valuta legale dichiarandola tale. E quindi decidiamo che Barack Obama è il presidente, che io sono un professore, o che tu sei il presidente della Repubblica Italiana, o che tu sei uno studente, un proprietario. Tutti questi fatti vengono creati, vengono realizzati e mantenuti in essere da rappresentazioni linguistiche che hanno questo tipo di struttura, per cui si modifica la realtà rappresentandola come mutata. Allora, adesso pensiamoci un attimo, non tutte le dichiarazioni sono funzioni di Stato o dichiarazioni di funzione di Stato. Per esempio una favola, la religione, le dichiarazioni sovrannaturali. Quando Dio disse la luce fu, non fu un ordine che misi, Sem accendi la luce, neanche una promessa, vi farò la luce quando arrivo. È una dichiarazione, crea la luce dichiarando la sua esistenza. Noi non abbiamo questi poteri, non abbiamo il potere di dichiarare che la luce esiste e farla esistere, e questo potere, però abbiamo il potere di creare la proprietà privata, il denaro, le cocktail, la Costituzione, i biglietti del treno tramite delle dichiarazioni di funzione di Stato. Non possiamo dire la luce fu, ma facciamo che si costituisca questa azienda o che si crei questo denaro, quindi creiamo la realtà rappresentandola come esistente. Bene, a tempi come stiamo andando? Chi è il capo qui? Maurizio è occupato, va bene con il tempo? Quanto tempo ho, Maurizio? Vabbè, vado avanti, che mi importa, non mi ascolta. Allora, perché lo facciamo? Non vi sorprenderete di sapere che quando creiamo questi stati, queste funzioni di Stato, queste corrispondono a creare del potere, e il potere umano rispetto a quello animale normalmente non è soltanto una questione di forza fisica bruta, ma una serie di rapporti sociali. Anche la polizia, gli eserciti sono sistemi di funzioni di Stato, c'è qualcuno che ha ruolo lo stato di capitano di polizia, alcuni hanno lo stato di funzione di sergente o di pattugliatore. Quindi che cosa fanno le funzioni di Stato in tutti i casi? Di creare
creare dei rapporti di forza, di potere. Alcuni sono positivi, come professore posso dare voti ai miei studenti, ma spesso sono poteri negativi. L'obbligo, sono io che sono obbligato a presentarmi a tenere le lezioni, quindi i poteri possono essere di tipo affermativo: il presidente ha il potere di comandare l'esercito americano, ma anche quelli negativi, ha l'obbligo di fare un discorso sullo stato della nazione. Quindi quello che noi riteniamo distintivo degli esseri umani, cioè questa rete di relazioni di cui fanno parte, sono casi invariabilmente di potere, ma si tratta di un tipo particolare di potere. In inglese si può dire obbligo, diritto, dovere, responsabilità, autorizzazione, permesso. Una patente, che è un documento molto importante in California, perché mi dà il diritto di guidare. Non si può guidare senza la patente in California, è un'autorizzazione, è un permesso a guidare che mi dà un certo tipo di potere, e questo lo definisco potere deontico, che oltre al dovere e al diritto, oltre al diritto abbiamo anche il dovere. Quindi la funzione di Stato crea poteri deontici. E perché ce ne preoccupiamo così tanto? Il potere deontico blocca la razionalità umana, ossia dà delle ragioni di azioni all'essere umano. Se guardate alla vostra vita, vedete che siete bloccati in una rete di relazioni sociali che comportano diritti, obblighi, doveri, che vi danno ragione di agire in modo molto particolare, vi danno il desiderio, o meglio ragioni indipendenti dal desiderio di fare un'azione. Quindi se avete un obbligo avrete la ragione di agire, che è indipendente dal vostro desiderio immediato, quindi appunto ragioni indipendenti dal desiderio. E ancora una volta vi è una conseguenza che ci distingue dagli animali. Tornando al mio cane Gilbert, ha dei mezzi per convincermi ad andare a fare una passeggiata o per dargli da mangiare, ma non agisce mai sotto il senso dell'obbligo, agisce soltanto per inclinazione. E gli esseri umani hanno creato queste strutture tramite le quali creiamo delle ragioni per agire. Uno mi chiese di tenere una lezione a Milano ed ecco che sono arrivata. Non è che mi alzo e dico: beh, mi piacerebbe andare a Milano. No, ho fatto la promessa a questo individuo e adesso sono venuto e ho avuto l'obbligo di venire a Milano. Quindi c'è una struttura elegante che funziona in questo modo. Tutti i fatti istituzionali umani sono funzioni di Stato. Le funzioni di Stato e i fatti istituzionali sono la stessa cosa, ma le funzioni di Stato sono create da dichiarazione, dalla dichiarazione della funzione di Stato. E ricordate che non è necessariamente una dichiarazione esplicita, si tratta qualcuno come capo, lo si tratta con rispetto, e queste implicano sempre dei poteri deontici. I poteri deontici bloccano la razionalità umana e di conseguenza abbiamo delle ragioni indipendenti dal desiderio di agire. Per agire, ho fatto una dichiarazione e voglio appunto supportarla. Ho detto che non soltanto la funzione di Stato viene creata da un certo tipo di atto linguistico, dichiarazione, ma anche mantenuta costantemente in essere dalle rappresentazioni che hanno forma di una dichiarazione di funzione di Stato. È un modo per considerare il tutto, è di pensare al cambiamento sociale, come funzioni. Spesso i rivoluzionari, i riformisti cercano di acquisire controllo sul vocabolario. Il vocabolario è il tramite,
attraverso il quale vengono create le funzioni di Stato. Non so come funziona in Italia, ma i femministi negli Stati Uniti non volevano che si utilizzare l'espressione ladies and gentlemen, signore e signori, perché secondo loro questo indicava un certo stato che loro volevano modificare. E ancora una volta quando i capi arrivarono in Russia non volevano più che ci si rivolgesse in modo diverso da usare la parola compagno, perché se si riesce a controllare il vocabolario si possono anche controllare i rapporti di forza nella società. Ed è interessante come certe definizioni diventano obsolete. Per esempio la parola spinster in inglese, che vuol dire zittella, cioè una donna non sposata. Una volta ho chiesto ai miei studenti: quante di voi studentesse, quante siete zittelle? Una signora di mezza età ha alzato la mano con coraggio. Adesso spinster non è più usato, zittella non è più usato, obsoleto, ma anche scapolo è sparito, bachelor in inglese. Ormai bachelor non si usa più, non ha più la stessa forza di una volta. E quindi il punto che sto sollevando ora è che si crea la funzione di Stato rappresentando la massa, e la società deve continuare a funzionare. Dovete continuare a rafforzare questo concetto di funzione di Stato con una rappresentazione continua. E quello che deriva da quello che ho detto è che il linguaggio non è soltanto un'altra istituzione sociale. Che cosa succede infatti quando usiamo la lingua? Utilizziamo un potere semantico, i poteri che la lingua ha di rappresentare le cose. Questi poteri semantici li utilizziamo per creare una serie di poteri che va oltre la semantica, e quindi il contenuto semantico che stabilisce che Barack Obama è presidente degli Stati Uniti, ma quando viene poi utilizzato come un modo per continuare a creare la funzione di Stato, il potere semantico crea e mantiene una realtà che va al di là della semantica. Il potere di comandare l'esercito degli Stati Uniti, il potere di esprimere un veto su certe legislazioni, sono poteri creati dalla lingua, ma vanno ben al di là del potere della lingua stessa. Volevo chiudere, ma volevo prima parlare di un paio di altri aspetti, perché la distinzione cruciale tra la forza bruta, quella che abbiamo in un'occupazione militare per esempio, e il potere politico è proprio quello che si riferisce alla funzione di Stato. Il potere politico è sempre deontico, è sempre una questione di funzione di Stato, non c'è una linea divisoria tra in fondo il potere politico e quello militare. Comunque l'esempio migliore è la sequenza di eventi nel Nord Africa, la sequenza di eventi nel mondo arabo, come è stato scatenato. È molto interessante, un individuo di 26 anni tunisino si è dato fuoco, e questo evento ha esposto drasticamente l'ingiustizia della funzione di Stato di quel regime, e ha detto appunto, è andato a minare l'intero Stato. Quindi questa intenzionalità collettiva è andata a minare l'intera funzione di Stato in Tunisia e in Egitto. Anche molto affascinante quello che è successo, perché Mubarak non avrebbe potuto mantenersi al potere perché l'esercito non voleva combattere i civili, non voleva sparare sui civili. In Libia c'è una sorta di miscela: Gaddafi contiene a mantenere il controllo del paese, ma molte parti del paese, e comprese parti dell'esercito, dove non hanno più accettato la funzione di Stato. Quindi è affascinante come appunto la NATO ha agito, non vuole invadere, però dà assistenza militare per distruggere il regime di Gheddafi. Questi sono casi affascinanti in cui un sistema di funzioni di Stato che è stato accettato, perché tutti pensavano beh, questo andrà avanti per sempre, avevamo le alleanze con l'Egitto, l'abbiamo avuto per un sacco di tempo, sembrava che sarebbero andati avanti all'infinito, invece adesso tutto è cambiato. E il mio
mio esempio preferito è il crollo dell'impero sovietico, è stato sorprendente come risultato. Io sono abbastanza vecchio da ricordare che siamo cresciuti pensando che il mondo sarebbe stato per sempre suddiviso in questi due campi, quello che definivano il campo socialista e il mondo libero, come ci definivamo, e quindi si pensava che sarebbe andato avanti sempre così. Tutto è crollato. Annus Mirabilis 1989, stavo andando a casa in macchina e ho sentito alla radio che stavano appunto distruggendo il muro di Berlino. Sono scoppiato in lacrime guardando anche la televisione, sapevo com'era questo muro, era terribile, ero stato lì spesso e mi piaceva che non accettassero più gli obblighi, i poteri deontici derivanti dal muro, e la avevano distrutto, e sapevo che a quel punto avevamo vinto la nostra parte. Con dei politici incompetenti, non siete l'unico paese ad avere dei politici incompetenti, con una versione di capitalismo, con politiche indecise, era riuscita a sconfiggere lo stato totalitario militare peggiore della storia, eravamo riusciti a distruggere l'impero sovietico. Adesso non voglio dedicare troppo questo aspetto, però voglio farvi capire come questo si applichi allo studio del potere politico. Un altro modo di applicarlo allo studio dei diritti umani. I diritti umani sono una discussione scandalosa perché nessuno chiede la domanda che cos'è un diritto umano. Direi che c'è una risposta implicita. È una funzione di Stato, ma quello che è sorprendente è che a volte il XVIII secolo, se non prima, ha marcato la X uguale a Y. Essere un essere umano allora, già allora, era considerato avere uno status. Prima di allora l'essere umano era sempre collegato ad una struttura istituzionale, i diritti del proprietario terriero, i diritti dell'aristocrazia faceva sempre parte di un'istituzione. Un genio ebbe un'idea di considerare l'individuo come status, l'individuo aveva il diritto di godere dei propri diritti. Questa è stata un'idea fantastica e ci stiamo ancora lavorando sopra. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, non avendo considerato che cos'è il diritto, non riesce a svolgere bene il proprio ruolo, ma i diritti sono indipendenti dalle nostre azioni, gli esseri umani hanno una dignità come tale in quanto essere umano, senza uno status che porti con sé una funzione di Stato, e questa è stata un'idea rivoluzionaria ancora valida oggi. Bene, adesso sintetizzo e poi chiudo quello che ho sostenuto. Qui è che gli esseri umani sono diversi da altri esseri animali, proveniamo da loro. Siamo contigui, ma abbiamo delle caratteristiche speciali che gli altri animali non hanno. In modo particolare abbiamo delle strutture istituzionali che gli animali non potrebbero avere perché non hanno i mezzi linguistici per esprimerle. Vi è una debolezza continua nella nostra teoria sociale che risale ad Aristotele fino al XXI secolo, e cioè la maggior parte delle teorie sociali danno per scontato il linguaggio. Presuppongono che l'essere umano sia un essere parlante e poi vanno avanti a spiegare le azioni comunicative, i fatti sociali, insomma dipende dalla vostra teoria della società. E quelli che definivano il contratto sociale si dissero viviamo col linguaggio, facciamo un contratto sociale, ma una volta che si ha un linguaggio, una lingua abbastanza ricca per creare delle dichiarazioni, degli impegni, degli obblighi, dei diritti e dei doveri, già si ha un contratto sociale, non c'è bisogno di crearlo a parte, quindi la lingua è già fondamentale, non è un'istituzione tra le altre, è fondamentale, è sopra tutte le altre. Grazie per la vostra attenzione.
I guess we just take questions from here. Adesso cosa facciamo? Aspettiamo che ci facciano delle domande? Potete anche fare le domande in italiano, ci sarà qualcuno di gentile che poi me le tradurrà. No, non mi piace la cuffia, non la voglio la cuffia. Mi piace sentire la voce della persona direttamente, non voglio sentirmi una traduzione in inglese della tosca, voglio sentire l'originale. L'ho scritta così lei ce l'ha sintatticamente più fluente. Allora, quando solleviamo questioni sulla scrittura... Aspetti. Sì, sì. For testing, can you... Yeah, okay, go. Okay. Yeah.